prendiamo una funzione f definita su un aperto A di Rn a valori in R. Allora, abbiamo già detto che cos'è un aperto di Rn. Per ripasso, che dovrebbe essere un ripasso, vi ricordo alcune delle, diciamo, proprietà sia degli aperti come alcuni altri concetti elementari di topologia. Allora, noi abbiamo gli elementi di Rn x sono i punti o per omogeneità con la notazione che abbiamo usato in geometria, visto che Rn è anche uno spazio vettore di dimensione n, continuiamo a indicarli verticalmente quando stanno da soli. Purtroppo, quando io poi metterò x come punto nel quale sto valutando la funzione f, quando dovrò scrivere, quindi x per me sarà sempre un vettore di Rn, però se dovrò scrivere le coordinate scriverò così x1xn, quindi le metterò in orizzontale perché questa è diciamo una notazione standard che adottano tutti i libri. Però quando li mettiamo da soli continuiamo a scriverli in verticale, insomma è una specie di compromesso, non è una cosa ideale, ma insomma. Allora, questo sta in Rn, la distanza euclidea tra due elementi non è altro che quella che abbiamo chiamato la norma di x-y, norma euclidea, cioè la radice quadrata della somma che io vado da 1 a n di x con i meno y con i al quadrato. Abbiamo provato che questa ha le proprietà di una distanza, che questa è una distanza o no? Ricordatevelo. No. Allora, la norma dovrebbe mi pare di ricordare che l'abbiamo fatta. Cioè, nel senso, le proprietà della norma euclidea, questo non è altro, se volete, che il prodotto scalare canonico, la radice quadrata del prodotto scalare canonico di x meno y scalare x meno y. Allora, la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz e le proprietà della norma mi ricordo di averle dimostrate. Le proprietà di una distanza derivano direttamente dalla proprietà della, cioè della distanza euclidea derivano direttamente dalla proprietà della norma euclidea. Una distanza, vi ricordo la definizione, se ho xd è uno spazio metrico, se solo se per definizione d che è una funzione da x per x a valori in 0 più infinito è una distanza, cioè la prima proprietà che la distanza di due elementi è maggiore o uguale di 0 e la distanza di due elementi è uguale a 0 se solo se x è uguale a y, e questo per ogni xy appartenente a x. La seconda proprietà, la distanza di x da y è uguale alla distanza di y da x, sempre per ogni xy appartenente a x. E terza proprietà, la disuguaglianza triangolare, la distanza di x da z è minore o uguale alla distanza di x da y più la distanza di y da z, questo per ogni
x, y, z. Ora, queste tre proprietà, per quanto riguarda la distanza euclidea, quindi la distanza euclidea è una distanza, è la distanza fondamentale che noi abbiamo sulla pellicola. Come abbiamo il prodotto scalare euclideo, abbiamo la norma euclidea che deriva dal prodotto scalare euclideo, abbiamo la distanza euclidea che deriva dalla norma euclidea. Le proprietà sono subito conseguenze delle proprietà della norma euclidea. Se diciamo, lo scrivo qua, allora verifichiamo che la distanza euclidea su Rn è una distanza, cioè che la stiamo chiamando distanza a buon titolo, cioè che verifica le proprietà di una distanza. La prima proprietà, la distanza euclidea di x da y è uguale alla radice quadrata della somma x con i meno y con i al quadrato per i che va da 1 a n, ovviamente è maggiore o uguale di 0. La distanza è uguale a 0 se solo se, scrivo qua in maniera abbreviata dista per distanza uguale a 0, se solo se x con i è uguale a y con i per ogni compreso tra 1 e n, e quindi è chiaro che in questo caso x è uguale a y. Perché questa è una somma di quadrati, ciascun quadrato deve fare 0, quindi x con i deve essere sempre uguale a y. La seconda proprietà è ovvia, la distanza euclidea di x da y è uguale alla distanza euclidea di y da x, qua mettiamoci d e perché è distanza euclidea. Mettiamoci pure xy, ma a volte abbreviare non è. Meglio essere preciso. La terza proprietà, la distanza euclidea di x da z è uguale alla norma euclidea di x meno z, ma questo è uguale alla norma di x meno y più y meno z, sempre tutto fatto internamente, ho aggiunto il sottratto y. E allora vi ricordate che per la norma abbiamo dimostrato che questo è minore o uguale alla norma di x meno y più la norma di y meno z, e tutto ciò è uguale alla distanza euclidea di x da y più la distanza euclidea di y. Quindi noi su Rn abbiamo prodotto scalare euclideo, quindi norma euclidea, perché per Cauchy-Schwarz la norma euclidea verifica la disuguaglianza triangolare, e da questo ne deriva la disuguaglianza triangolare delle distanze, quindi distanza euclidea. Questa è al 80-90%, anzi, su Rn sarà l'unica distanza che considereremo. Poi ovviamente invece su altri spazi vettoriali considereremo altre distanze, altre norme, altri prodotti scalari. Questo discorso non lo voglio fare adesso in analisi 2, sarà fatto per bene all'inizio di analisi 3, quindi poi non è che posso ripetere le cose che mi hanno fatto. Quale discorso? Vedremo che già abbiamo visto che se ho un prodotto scalare, non necessariamente quello euclideo, ma un qualunque prodotto scalare dell'analisi matematica, quelli definiti positivi, noi abbiamo sempre preteso questa cosa, per Cauchy-Schwarz ho sempre una norma indotta al prodotto scalare. Se ho una norma, come la norma euclidea induce la distanza euclidea, anche
qui se faccio, se non prendo la, la distanza, la norma euclidea, ma prendo un'altra norma, se prendo come distanza qui la norma, questa è la norma euclidea, se qua ci tolgo e prendo una distanza come la norma della differenza, vale altresì che se ho una norma ho anche una distanza. Quindi diciamo il passaggio da uno spazio vettoriale con un prodotto scalare, l'analisi matematica, uno spazio vettoriale con una norma è un passaggio che ingrandisce l'insieme, cioè ogni spazio che ha un prodotto scalare ha anche una norma, e viceversa non è sempre vero. Il passaggio poi da uno spazio vettoriale con una norma a uno spazio vettoriale con una distanza è ancora un passaggio che ingrandisce l'insieme, cioè ogni volta che c'è una norma c'è una distanza che si chiama indotto dalla norma. Questo, ripeto, lo faremo per bene all'inizio dell'analisi. Dopodiché, se vi ricordate, e c'è anche nella definizione, qui, mentre per avere una norma, per avere un prodotto scalare, si sta parlando di spazi vettoriali, per avere uno spazio metrico, non c'è scritto da nessuna parte che X sia uno spazio vettoriale. Quindi, spazi vettoriali con una distanza sono comunque contenuti negli insiemi qualunque che hanno una distanza, che si chiamano spazi metrici. Quindi sono quattro passaggi che ampliano l'insieme. Se io ho uno spazio metrico, prima verifico se è vettoriale, se lo spazio è uno spazio vettoriale. E allora dall'insieme grandissimo riduco l'insieme un po' più piccolo. Poi, se voglio tornare indietro, no? Se voglio vedere se ogni volta appartengo all'insieme più piccolo. Poi vado a verificare se dietro la distanza c'è una norma, cioè se la distanza è indotta da una norma. Ci sono delle condizioni, le faremo all'inizio di analisi 3, non le facciamo adesso. Quindi si può controllare quando dietro la distanza c'è una norma. Poi ho uno spazio vettoriale normato con una norma, posso controllare quando, questo forse l'abbiamo accennato, la condizione del parallelogramma, ma se non l'abbiamo detto la diremo all'inizio di analisi 3, quando dietro la norma c'è un prodotto scalare. Ok? Quindi tutto questo schema si può fare sia all'andata che al ritorno. Ovviamente all'andata passare da ogni insieme a un insieme più grande, basta semplicemente dire questo insieme è contenuto in quest'altro. Al ritorno, se devo verificare che da un insieme più grande sono, diciamo in realtà sto in un insieme un po' più piccolo, devo verificare certe condizioni. Oh, però tutto questo a noi serviva per definire una topologia. Per avere una topologia ci basta, cioè avere, cos'è una topologia? Sono gli insiemi aperti, gli insiemi chiusi, specificare chi sono i punti di accumulazione di un insieme e tutte queste cose qua. Ok, allora per dare queste definizioni che voi avete dato per analisi 1 ci vuole una distanza. È una condizione sufficiente, non necessaria, ci sono spazi topologici che non sono metrici, ma di questi noi non ci occuperemo mai, per adesso, insomma, no, mai, probabilmente no. Matematica sì, ma ingegneria no. Quindi noi faremo soltanto topologie derivanti da spazi metrici. Nel nostro spazio metrico Rn noi abbiamo la distanza euclidea. Allora, com'è si fa a costruire la topologia data la distanza euclidea? Data la distanza euclidea, costruire la topologia è facile. Ripeto i passi che abbiamo fatto l'ultima volta e aggiungo altre cose. Allora, la prima cosa che abbiamo costruito avendo una distanza era la sfera aperta di centro x di raggio f. Adesso e non ce lo metto più perché la distanza è la distanza euclidea. Sfera aperta di centro x di raggio epsilon, anzi di centro x con 0 di raggio epsilon, 0 lo mettiamo in alto per indicare che era un vettore specifico, che era un punto specifico di Rn, era l'insieme degli x tali che, vabbè, qua ce lo scrivo, distanza euclidea di x da x con 0 è minore di epsilon. No? Vi ricordate il disegnino l'altra volta?
Questa definizione, siccome la distanza è definita su tutto Rn, si può dare in R, in R2, in R3, in R4, in R10, in R, in qualunque Rn. Allora, cosa indica? L'abbiamo visto l'ultima volta. Indica sulla retta, indica l'aperto x con 0 meno et, l'intervallo aperto x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon, x con 0 al centro. Nel piano indica un cerchietto tratteggiato, indica che non c'è, che non ci sono i punti della circonferenza. Di raggio epsilon. E in R3 indica una vera e propria sferetta di centro x con 0 e di raggio epsilon, sempre senza la superficie. Allora, diciamo, è chiaro che il disegno, magari lo rifaccio un po' più grande, lo faccio in maniera che si capisca meglio. Qua ho cercato, per evidenziare la sferetta, di disegnare tre cerchi massimi della superficie che della sfera. È chiaro che il disegno viene difficile, perché devo disegnare una cosa, un oggetto di R3 senza la superficie, perciò devo usare il tratteggio, e lo devo disegnare in R2. Ora, guardate, certe volte ci si impiccia su perché questo corrisponde alla realtà, non corrisponde alla realtà, eccetera, cosa modellizza, non modellizza. No, questa è matematica allo stato puro, cioè nel senso, matematica non è fisica, è un discorso coerente sviluppato secondo certi assiomi che si fa vedere e funziona. Prendiamo il caso più semplice, il caso dell'intervallo aperto. Nessuno di voi ha fatto obiezioni quando in analisi 1 il professore vi ha detto: prendo l'intervallo chiuso, o prendo l'intervallo aperto, o prendo l'intervallo chiuso a sinistra, aperto a destra, eccetera. Sembra tutto naturale, ci sono gli estremi. Io questo punto estremo ce lo metto, non ce lo metto. Chiaro? È self-evident, direbbe in inglese. Allora, la questione però è meno naturale di quello che sembra, perché se vi chiedo, se mi dovete tagliare un pezzo di legno o un qualunque, anche molto sottile, diciamo come spessore, diciamo un cilindretto con molto sottile come diametro, oppure un fil di ferro, chiamiamola così, tagliatemelo con gli estremi e tagliatemelo senza gli estremi. Ah no, ma se lo taglio ci devono stare per forza gli estremi. Non è così, cioè voglio dire, quando noi parliamo di una, diciamo, una retta, è già un concetto che è un'astrazione. La retta è un concetto primitivo, non si può definire. Ha solo la lunghezza, non ha spessore. No, la retta è un concetto primitivo, non si definisce. Si sa come si comporta quando la metti insieme, ci sono degli assiomi che ci dicono come si comporta la retta nel piano, e cioè gli assiomi e la geometria. Ok? Dopodiché, per me la retta matematicamente è un insieme di punti, un segmento, un pezzo di retta, l'estremo ce lo metto o non ce lo metto. Il ragionamento funziona, e questo ragionamento che funziona serve. Serve. Ma non serve a fare astruse teorie matematiche, serve a fare teorie matematiche e poi hanno applicazioni molto concrete anche all'ingegneria. Facciamo un esempio: in analisi 3
Sicuramente per ingegneria dell'informazione faccio la teoria dell'integrazione secondo le bag. Ora, questa teoria dell'integrazione secondo le bag è costruita su processi più raffinati di questi. Cioè, nel senso che bisogna sviluppare la topologia, poi bisogna sviluppare, poi bisogna vedere cos'è uno spazio misurabile e altre cose. Ma alla fine il tutto ha applicazioni molto concrete, perché se in diciamo, quando appena vanno a studiare teoria dei segnali, hanno bisogno di sapere cos'è un segnale L2, e questo concetto non si spiega bene se non hai fatto un po' di teoria delle bag. Quindi le applicazioni ci stanno, cioè il tutto ha un senso. Quindi non è che io, che qua ci sono impazziti i matematici a mettere gli intervalli con o senza gli estremi, la sferetta con o senza la superficie, eccetera. Sono concetti fondamentali per certe cose. Però non pensate che siano una modellizzazione della realtà. Io ho preso la realtà e ho fatto. No, è lo sviluppo di un discorso che ha una sua coerenza. Modellizza un po' la realtà, ma un po', cioè ci sono delle ovvie cose che non posso riscontrare nella realtà, partendo dal discorso che io gli estremi di un segmento, in qualunque dimostrazione reale che voglio approssimare un segmento, non saprei come toglierlo. Ma non esiste, cioè come faccio a toglierlo? Chiaro? Allora, detto questo, poi abbiamo detto cos'erano intorno di un punto, ve lo ricordate? U x con 0 si dice intorno x con 0, se solo se per definizione esiste epsilon maggiore di 0, tale che U di x con 0 contiene la sfera di centri x con 0 della raggio epsilon, che ha ovviamente, questo lo aggiungo per io, ma non ci sarebbe bisogno di aggiungere, che ovviamente contiene x con 0. Poi abbiamo detto che un aperto ha contenuto in Rn, si dice aperto se solo se A è intorno di ogni suo punto. Allora, dire che un insieme era intorno di un punto o dire che un punto è intero a un insieme è la stessa cosa. Quindi qua posso dire U è intorno di x con 0. Allo stesso modo, non me lo fate scrivere, posso scrivere x con 0 interno a U. Vediamo se avete capito. Ha un aperto quando è intorno, questo è per definizione, quando è intorno di ogni suo punto. Come posso dire in una maniera alternativa questa cosa? Ha è aperto quando tutti i suoi punti sono interni ad A. È chiaro? Bene. Oh! Adesso vi do le altre definizioni, almeno quelle fondamentali le devo dare tu. Allora, C contenuti in Rn. Io qua sto parlando di Rn perché è uno spazio medio con la distanza che ho detto. In realtà le stesse definizioni si possono dare, analoghe definizioni, si possono dare su un qualunque spazio medico x con la distanza d. Basta sostituire Rn con x e la distanza che ho detto con d. Si dice chiuso se solo se per definizione
Rn meno c è aperto. Quindi gli aperti sono gli intorni di ogni proprio punto, i chiusi sono i completari degli aperti e gli aperti sono i completari dei chiusi, ovviamente. Adesso vi scrivo le proprietà degli aperti e degli chiusi. Prima scriviamo quella degli aperti, poi vediamo un po' se mi sapete, diciamo, aiutare, diciamo così, nella scrittura delle proprietà dei chiusi, quindi se riuscite a intuire quelle dei chiusi. Le proprietà degli aperti, caratteristiche degli aperti, cioè, vabbè, questa parola caratteristica la spieghiamo dopo. Cominciamo a vedere quali sono le proprietà degli aperti. Prima proprietà, anzi, mettiamo proprietà degli aperti di Rn. Allora, prima proprietà, Rn e l'insieme vuoto sono aperti. Questa proprietà è banale. Prendi tutto Rn, prendi un punto, c'è sempre una sfera, tutte le sfere stanno dentro Rn, quindi c'è sempre una sfera che contiene il punto contenuto in Rn. Nel caso dell'insieme vuoto, perché è un aperto? Un aperto deve essere un intorno di ogni proprio punto. Perché il vuoto funziona? Il vuoto non contiene niente. Non contenendo niente, non contiene nessun punto e quindi non bisogna verificare niente. Deve essere aperto di ogni proprio punto. Se i punti non ce l'ha, deve essere intorno di ogni proprio punto. Se i punti non ce l'ha, non devo verificare nulla. Quindi il vuoto è un insieme aperto. Seconda proprietà: se A e B contenuti in Rn sono aperti, allora A intersecato B è aperto. Se ho due aperti, faccio un'intersezione. Questa viene un aperto. Queste proprietà non le dimostro. Se volete vedere la dimostrazione, andate a vedere corso di analisi 1, ci sta. Allora, queste A, vabbè, qua li faccio come insieme con la frontiera, ma insomma, per far capire, A è intorno di scon 0, B è intorno di scon 0, e ambedue contengono due sferette che contengono di scon 0. Prendo la più piccola delle due, questa qua è contenuta sia in A che in B. Quindi insomma, queste sono proprietà che si dimostrano, non sono né assiomi né definizioni. No, le definizioni abbiamo, gli assiomi ci sono, le definizioni abbiamo date prima, queste proprietà si possono dimostrare. Oh, scriviamo prima la terza proprietà e poi ritorniamo sulla seconda. Terza proprietà: se lambda è una famiglia di indici, un insieme qualunque, pensate a un insieme qualunque, e A con lambda è aperto per ogni lambda appartenente a lambda, allora l'unione degli A con lambda è aperto. Ok? Cioè, ma perché questa proprietà viene scritta in una maniera così incomprensibile? È perché se no non è precisa. Allora torniamo
qua e qua, qua, vabbè, a parte il fatto che questa è questa la differenza, qual è il problema? Che questa è un'intersezione di quanti insiemi? Questa è un'unione di quanti insiemi? Anche n, non basta, anche mettiamo un numero finito, non basta, non è quel problema. Qua come ne faccio due? Ne posso fare 3, 5, 10, 250, perché? A due alla volta. Quindi io lo scrivevo per due, lo scrivevo per un'intersezione finita, era la stessa cosa, la proprietà valeva lo stesso. Se devo fare A intersecato B intersecato C, faccio prima intersecato B, poi faccio intersecato C, era aperto, e sono tutti aperti. Allora A intersecato B è aperto, A intersecato B intersecato C sono due aperti, quindi intersezione aperta, sto a posto. Non è che qua se ce n'erano due o 2 miliardi 222 eccetera eccetera, era esattamente la stessa cosa. Questa proprietà vale per ogni intersezione finita. Si usa dire l'intersezione finita di aperti è aperta. Intersezione di un numero finito di aperti è aperta. E qua? L'unione, allora, cominciamo, aspetta, prima di tornare sulla 3, andiamo a vedere la 2. E se l'intersezione non è finita, la risposta qual è? Bisogna vedere caso per caso. Faccio due esempi. Li faccio in R, quindi quella è una topologia che già conoscete, so, là lo sapete chi sono insieme a me. Allora prendiamo A con N uguale 0, 1 su N, e prendiamo B con N uguale meno 1 su N, 1 su N, N appartenente a N, cioè n uguale 1, 2, 1 l'altro. Adesso facciamo l'intersezione per n che va da 1 a infinito di A con n. Cosa viene? Questo chi sarebbe? Sarebbe 0, 1 intersecato 0, 1 mezzo intersecato 0, 1 terzo. Quando faccio, allora, se faccio per esempio l'intersezione dei primi due, cosa rimane? 0, 1 intersecato 0, 1 mezzo fa? Quanto fa? 0, 1 intersecato 0, 1 mezzo, quanto fa? 0, 1 mezzo, che è più piccolo. E se interseco con 0, 1 terzo fa? 0, 1 terzo, che è più piccolo. E se interseco, insomma, l'intersezione sarà sempre l'ultimo che ci ho messo. E se faccio l'intersezione di tutti, che rimane? Di tutti e infiniti. Che rimane? Allora, 0 ci sta nell'insieme? No, già non stavamo nel primo. Allora, che rimane? Oh, l'insieme vuoto. Non ci sta nessun numero che appartenga a tutti quei... Allora, il numero è 0. È chiaro che qua siamo... I numeri sono sui positivi, no? Allora, se un numero... 0 non ci sta già in partenza. Prendiamo un numero positivo. A un certo punto 1 su n sarà minore di x. E quindi x non ci sa. Allora, x sta fisso, 1 su n si muove. Andiamo a fare l'intersezione per n che va da 1 a più infinito dei b con n. Quanto viene stavolta?
cosa viene? Di nuovo l'insieme vuoto, secondo voi? Io direi no. Stavolta lo zero ci sta. Lo zero ci sta sempre. Se io faccio da meno un quinto a un quinto, zero ci sta. Da meno un sesto a un sesto, zero ci sta. Solo zero viene. Perché stringendo tutti i numeri positivi, li togli. Tutti i numeri negativi, li togli. Però zero ci sta sempre. Allora, questi sono aperti. Cioè, gli intervalli aperti sono aperti. Si può controllare su intorno di ogni problema. Gli intervalli aperti si vede subito. Questi, invece, pure. Adesso, faccio l'intersezione di questi aperti, sono infiniti, mi viene che è aperto. Faccio l'intersezione di questi aperti, che sono infiniti, mi viene 0. 0 è intorno di se stesso? No, perché appena piglio una sferetta vado fuori da 0. Appena piglio un intervallino vado fuori. Quindi, 0 non è aperto. Si può vedere che è chiuso, ma i punti sono chiusi, ma non è aperto. Quindi abbiamo fatto l'intersezione di infiniti aperti. In un caso ci è venuto un aperto, nell'altro caso ci è venuto un insieme che non è aperto. Posso scrivere qua che la proposizione è che l'intersezione di infiniti aperti è sempre aperta? No, non funziona sempre. Perciò qua ci ho dovuto scrivere intersezione di due aperti aperti o di un numero finito di aperti aperto, perché se ce ne metto infiniti, semplicemente non è vera. Ci siamo? Ok. Qua invece cosa c'è scritto? C'è scritto che quando prendo l'unione posso fare anche l'unione di infiniti aperti. È sempre aperto. Qua sta la differenza. Oh, c'è un'altra differenza però. Non potevo scrivere unione per n che va da 1 a infinito di a con n è aperto? Potevo scrivere così? A con n è una successione di aperti, no? Aperto per ogni n. Vabbè, l'ho scritto come successione, come simbolo. Questa proprietà è vera? Secondo voi è vera questa proprietà? Se io faccio un'unione di una successione di aperti, è aperta? Sì? Oppure no? Sì o no? Qua ci sono delle restrizioni sull'insieme degli indici? Posso prendere l'insieme degli indici n? Ci posso mettere a con n, n appartenente a n? È vera! Se è vero per un'unione qualunque, è vero anche per l'unione di una successione. Il problema è che non è vero il contrario. Cioè, ci sono unioni di infiniti insiemi in cui l'insieme degli indici non sta in una successione. È un infinito diverso, più grande. Quindi questa qua dice che quando pigliate aperti e fate l'unione è sempre aperto. E si deve enunciare in questo modo, perché quasi mai incontreremo unioni che non siano di successione. Anzi, praticamente mai. Però scriverla solo per una successione sarebbe riduttivo. Ci sono cose che sono vere per le successioni sì, e per un'unione di una successione sì, e per un'unione qualunque no. Quindi è chiaro che è più delicato questo, però il problema è proprio, sta proprio là, no? Ci sono proprietà che sono vere per un'unione di una successione e che non sono vere per un'unione qualunque. Qua si usa dire quindi che l'unione qualunque
aperti è aperta. Ok? Oh, queste sono proprietà di aperti. Proprietà nel senso caratteristiche, nel senso che se io ho una famiglia di aperti rispetto a una topologia, godo di queste proprietà. L'unica cosa che cambia rispetto al caso generale è che qua invece di metterci Rn ci deve mettere X. Il resto è uguale. Ah, le proprietà sono proprietà caratteristiche perché se, nel senso che se dessi una famiglia con queste proprietà, allora si potrebbe dimostrare che sono gli aperti rispetto a una certa topologia. Non metrica, perché in generale se ho una metrica ho gli aperti, se ho gli aperti non è detto che ci sia una distanza. Capisco che è complicato, però anche lì è un processo come prima. Ho la norma, ho il prodotto scalare, ho la norma, prodotto scalare ce l'ho, forse sì, forse no. Ho la norma, ho la distanza, ce l'ho la norma, forse sì, forse no. Ho la distanza e lo spazio vettoriale, è uno spazio metrico, deve essere per forza vettoriale, forse sì, forse no. Ho uno spazio metrico, ci sono gli aperti, è una topologia metrizzabile, cioè ci sta uno spazio metrico dietro, forse sì, forse no. Sono tutte generalizzazioni. Gli aperti godono sempre di queste proprietà. Quindi in particolare voi sapete, quando ci avete insieme, a voi cosa vi interessa? Dice, ma a me interessa soltanto la topologia di unità e nel Rn. Benissimo. Però devi sapere che quando prendi tutto Rn o prendi il vuoto, sono aperti. Devi sapere che se fai un'intersezione finita di aperti è un aperto. Se fai un'intersezione di un numero infinito di aperti, controlla. Perché in generale non è aperto, però in particolare può essere sempre aperto. Vedi quello che è successo prima. Qua, questi sono aperti, l'intersezione, ah, questa è un'intersezione infinita, sicuro non è aperto. Ma chi l'ha detto? Forse non è aperto, ma forse sì. È chiaro? Quindi se io devo dimostrare che un'unione, un'intersezione è aperta, se è un'unione non mi preoccupo, fino a che faccio un'unione di aperti è sempre aperta. Se è un'intersezione, sono un numero finito? Sì, è aperto. Sono infiniti? Sono una successione? Devo vedere. Faccio il conto e vedo che viene. Se riesco a farlo. È chiaro? Oh. Adesso andiamo a vedere le proprietà dei chiusi. Vabbè, scriviamo sempre dei chiusi di Rn con la distanza euclidea. Allora, la prima è che Rn e l'insieme vuoto che fanno? Sono chiusi. Ci mancano pure che sono aperti. E questo pure chiusi. Perché? Chi sono i chiusi per definizione? I complementari dei aperti. Allora, il complementare di Rn chi è? Siamo in Rn. Il complementare di tutto lo spazio chi è? Ci trovo tutto lo spazio e rimane l'insieme vuoto. Allora, il complementare di Rn è l'insieme vuoto, che è aperto, e quindi questo qua è chiuso. Il complementare dell'insieme vuoto è Rn, che è aperto, e quindi anche questo è chiuso. Quindi Rn e l'insieme vuoto sono sia aperti, ma essendo i complementari l'uno dell'altro sono anche chiusi. Allora, per facilitare le cose agli ingegneri vi dico subito, agli aspiranti ingegneri, una parola grossa, ancora ce ne vuole, che questi in Rn con la distanza euclidea sono gli unici insiemi che sono contemporaneamente aperti e chiusi. Quindi, se non fosse per questi due insiemi, effettivamente il concetto di aperto e chiuso sono due concetti distinti.
un insieme non può essere mai contemporaneamente aperto e chiuso se non siamo in questi due casi qua. Questo non è vero in generale per altre topologie su spazi più strani o diciamo anche se c'è una distanza, può capitare che gli insiemi siano contemporaneamente sia aperti che chiusi, ma da noi no, per la topologia con l'idea no, solo questo caso qua. Seconda proprietà: ecco, adesso le proprietà me le doveste dire voi, la seconda e la terza. Basta guardare dall'altra parte. Allora, C e D, contenuti di Rn, e diciamo chiusi, insieme chiusi. Allora, cosa posso dire? Se prendo due insiemi chiusi, la loro intersezione? Unione! E questa, allora, questa qua è una proprietà che si doveva dimostrare, noi non l'abbiamo fatto, si può dimostrare facilmente, ma noi non l'abbiamo fatto. Supponiamo di aver dimostrato questa, quindi questa è vera perché l'abbiamo fatta. No, non è così, ma supponiamo di averla. Allora, se abbiamo dimostrato questa, che questa viene da quella, si vede che, anzi, che sia proprio equivalente a quella, si vede subito chi è l'unione di C unito D. Questa, per le leggi di De Morgana, è complementare per le intersezioni dei complementari. Ricordate? In uno spazio qualunque, se devo fare C unito D, questo è il complementare x meno C intersecato x meno D, complementare dell'intersezione dei complementari. È un discorso insiemissimo, prendete due insiemi, fatevi i conti, chi ci sta e viene la stessa cosa. Se no andate a vedere i corsi di analisi, video lezioni di analisi. Chiaro? Allora, questi erano chiusi, C era chiuso, quindi il complementare è aperto. Questo era chiuso, quindi il complementare è aperto. Questo è aperto, l'intersezione è aperta. Il complementare dell'intersezione, il complementare di un aperto è chiuso. Rn qua, ci manca il minimo. Quindi l'unione di chiusi è chiusa. Ah, e se faccio l'unione di 53.425 chiusi? È sempre chiusa. Come l'intersezione di un numero finito di aperti è aperto, così l'unione di un numero finito di chiusi è chiuso sempre. E vale tanto in Rn quanto in generale. Adesso avete tutto quanto quello che vi serve per scrivermi la terza e ultima proprietà di chiusi. Qual è la terza e ultima proprietà di chiusi? Eh? Allora, degli aperti era l'unione, qualunque, gli aperti era aperto. Per i chiusi è intersezione, qualunque, di chiusi è chiuso. Come si scrive in matematica? Si scrive, prendiamo una famiglia di indici, un insieme una famiglia di indici, un insieme qualunque, poi prendiamo C con lambda chiuso per ogni lambda appartenente a lambda, allora l'intersezione per lambda appartenente a lambda di C con lambda è chiusa. Perché la devo scrivere così? Perché
condemno in caso, il caso dell'intersezione infinita, perché la devo scrivere con una famiglia di indici e non con una successione di indici? Perché condemno il caso di una famiglia di cioè un'intersezione qualunque di chiusi. Può essere un'intersezione di una successione di chiusi, ma può essere anche un'intersezione di una famiglia infinita che non è una successione. Bene, adesso se faccio un'intersezione di una scusate, se faccio l'unione di una successione di chiusi, posso dire che è chiusa? Posso dire che è chiusa? L'unione di una successione di chiusi è chiusa? No. Posso dire che non è chiusa? No. Come per l'intersezione per gli aperti, per l'unione dei chiusi bisogna vedere caso per caso, forse è chiusa, forse no. Non posso dirlo in genere? No. Poi, vediamo. Allora, 5 minuti prima di fare paso voglio insufflare altri concetti, voglio insufflare. Parliamo in italiano. Definire altri concetti. Allora, chi è la chiusura dato un insieme E? La chiusura di E è l'intersezione di C insieme di andiamo così. Intersezione di tutti i chiusi contenenti E, che è uguale, che è il più piccolo chiuso contenente E. La parte interna di E è uguale all'unione di tutti gli aperti contenuti in E. E questo è il più grande aperto contenuto in E. Quando qua scrivo il più piccolo chiuso, il più grande aperto, sono cose che vanno verificate, quindi una minima dimostrazione. Non ho il tempo di farlo, questa roba. Ripeto, se volete andate a rivedere le video lezioni di analisi. La frontiera di E si indica così: è la chiusura di E meno la parte interna. Questa si chiama frontiera di E. Ed è uguale, va bene, nel nostro caso è uguale alla frontiera del complementare. Il complementare sarebbe Rn-E, è sempre uguale alla frontiera del complementare. Un insieme e il suo complementare hanno la stessa frontiera. Solo che nel nostro caso il complementare è Rn-E. Il caso generale sarà X-E. Ok? L'idea è molto semplice, questi concetti derivano dall'esistenza delle relazioni, insomma. Ci sono la parte interna, i punti senza, poi c'è la parte esterna, cioè sarebbe la parte interna complementare, e poi c'è la frontiera. La frontiera sarebbero quei punti dove quando vado a
disegnare una sferetta, la sferetta non sta mai tutta dentro, tutta fuori, ma sta sempre un po' dentro, un po' fuori. Questi sono punti di fro. Allora, i concetti sono un po' più intricati che nella realtà. Pensate a questo esempio qua. Avete R e prendete E uguale Q. Chi è Q? I numeri razionali. I reali sono tutti razionali? No. Anzi, ce ne sono moltissimi irrazionali, radical 2 e tanti altri. Adesso, chi è la parte interna di Q? Ovviamente R meno Q sono gli irrazionali, sono irrazionali e gli irrazionali. Chi è la parte interna di Q? Io prendo un punto razionale, faccio un intervallo. In questo intervallo ci sono solo numeri razionali? No. Ma in ogni intervallo ci sono sia razionali che irrazionali. Quindi chi è la parte interna di Q? Un numero interno a Q? Mai. E quindi chi è la parte interna di Q? Oh, l'insieme Q. Chi è la chiusura di Q? Chiusura di Q dovete pensare che deve essere il complementare della parte interna e il complementare. Allora pensate agli irrazionali. Gli irrazionali sono quelli che non sono razionali. Adesso prendo un numero irrazionale, faccio l'indotto. Ci sono solo numeri irrazionali? No. In ogni intervallo ci sono sia razionali che irrazionali. Quindi la parte interna del complementare, sì, quando devo fare la parte interna insieme ai numeri ci metto un cappelletto per dire che la parte interna è tutto qua. Chi è? Come prima è l'insieme vuoto. Allora la chiusura di Q deve essere il complementare di questo. Questo è il più grande aperto contenuto in R meno Q. Il più piccolo chiuso contenente Q è il complementare di questo qua. E chi è? Tutto è. Quindi la frontiera di Q adesso chi è? La frontiera di Q è questo meno questo, cioè è. Cioè è tutto sommato, non è un concetto così strano, cioè ci possono essere insieme che sono tutti diciamo che la frontiera non è neanche solo Q, è tutto R. È tutto R. Immaginate questa situazione. Allora, io ho due eserciti. Allora, uno è interno se è protetto, se è circondato solo da soldati del suo esercito. Quello non lo possono ammazzare subito. Esercito con l'arma bianca, quindi spada. Ok? Allora ci saranno i punti interni e quelli di frontiera, che è la prima linea, quella che sta guerreggiando. Quelli sono vicini, dietro c'hanno i loro e davanti c'hanno gli avversari. Ta, 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 stanno guerreggiando. Però mettiamo che la battaglia diventa un macello e quindi stanno tutti mescolati. Chi è protetto che è interno? Nessuno. Chi è protetto dall'altra parte? Neanche nessuno. Ah, lo stesso, nessuno. E chi è frontiera? Tutto. Dove mi giro c'ho amici e nemici. Può essere. Quindi state attenti che il concetto di frontiera non deve essere per forza un insieme piccolo. In questo caso E uguale Q,
La parte interna di E è vuoto, la chiusura di E è tutto R, la frontiera è tutto R. La parte interna è vuota, la parte interna è comandata, è vuota, la frontiera è tutto R, manco Q. Chiaro? Vabbè, pausa.